Batteria di qualifica per 4 programmate per la categoria ragazzi 12 a piena velocità. Vediamo i componenti si arriva la curva per proiettarsi sul rettilineo d'arrivo e tagliare il traguardo, facendo così il tempo di riferimento che per noi risulta essere di 24-0. Regolare la partita anche per la batteria numero 2, Carina Manzoni viene sul percorso di gara. L'ultimo sforzo, 23:47 il tempo di riferimento per loro. Parte in questo momento la prova anche per la terza batteria, noi correggiamo intanto le concorrenti ragazzi 12 femmine che hanno totalizzato i primi 16 tempi migliori, che hanno superato il turno, intanto Carla, Catania Camilla, Vigilicaria, Finito di Monica, Ferrari Giorgio, Barba Gallo Frida, Fino Giada, Ferriano Elio, Damiani, Damiani Violet. Ancora una volta il tempo di riferimento per questa batteria di 22:23. Per l'ultima batteria, la quarta, per quanto concerne la categoria ragazzi 12 maschi, nell'ambito della prova dei 200 metri sprint, siamo ai quarti di qualificarsi per la 21, lo ricordiamo ancora, i primi 8 tempi migliori che anche in questo caso invece si stanno cercando di conseguire per proseguire nello svolgimento della loro gara. Partenza corretta per la prima semifinale della categoria di 200 metri sprint, passiamo per i gradi mormorati sul percorso di gara fondamentale, le prime due posizioni per poter proseguire nello svolgimento di questa gara per raggiungere la finale sprint conclusiva d'arrivo in questo istante. Vai, partita, la finale ragazzi 20 maschi, 200 metri sprint, questa volta in maniera regolare, sul percorso Borsani sulla Bravi e Lina, grande equilibrio, collegato anche la prevedibile per questa finale sprint, siamo alla fase conclusiva, l'ultimo sforzo e via al traguardo, che assegna, lo ricordiamo.